Benvenuti in un'altra parte di Cave Story. Parliamo con la signora dell'altra parte. Che sei? Non ti ho mai visto queste parti. Chi sei buono, tu mi hai visto queste parti? Beh, non ci dice niente. Noi torniamo allora qui. Io direi di... Ah sì, mi ero dimenticato di una cosa. Vedete che lì c'è un'impronta. Oh, livello massimo. Posso anche far vedere cosa succede se quest'arma arriva a livello massimo. Allora, rompiamo questo blocco. E percorriamo questa strada. Che ci porterà da qualcosa che ci serve. Appunto. C'è un baule che contiene un cane. Va bene. Avremo un cane in testa. Notare che se alziamo la pistola sembra che gli diamo. E qua abbiamo anche la capsula vitale. Che prendiamo, ovviamente. Che fa aumentare la nostra vita di 5. E vai, altri 5 punti vita non fanno male. Continuiamo il nostro viaggio. Olè. Ah sì, a questo punto ve lo faccio vedere qui. Se il livello 3 sparate in basso, a raffica, potete volare. Alzarvi di quota. Quota, quote. Ah. Comunque adesso abbiamo una cosa che la vecchia cerca, cioè il cucciolo. Finiamo qui col cucciolo. La vecchia ci dice questo. Oddio! Il mio prezioso cucciolo! Ecco, segnato il cucciolo. Suppongo che tu me l'abbia riportato. Mille grazie. Cosa cerchi? Furiosi? E vai! Ecco Balrog. Ritorno di Balrog. Come te la passi, Venka? A Balrog. Te la passi bene, passi. E cosa fai, Bethor? Quella seghetta di mia figlia? Chissà cosa fa. Rompe le palle tutto il giorno a noi. Aspettate un secondo, ragazzi. Ok, eccomi. Streghetta, intendi? Misery? Sta bene. Bene davvero. Abbiamo trovato un nuovo padrone. Questa volta la terra sarà nostra. Quindi voi due state ancora complottando per... Non sono venuto a causarti problemi. Sono solo venuto a prendere la chiave del magazzino. Quello dove sono tenuti i semi di fiori. Di cosa diavolo stai parlando? Oh, fai la finta tonta, vero? Allora, se le cose stanno così, hai deciso di riferirci. Te ne pentirai. Va bene. Un nuovo padrone. Quel buono a nulla. Comunque, ne mancano quattro. Quattro altri cuccioli. Ma le mie gambe sono così deboli. Mi distruggerebbe. Si distrubberebbe. Non può vorrei cercare i suoi cuscioli. Andiamo a cercare i cuscioli. Questa parte a caccia di cuscioli. Farà una bella rottura del balloon. Allora. Prima di tutto, recuperiamo un po' di vita. Oh, un cucciolo. E noi andiamo da quel cucciolo. Tutte le mie massime? Sì. Perfetto. Yuppie, volo libero. Ecco, adesso qua arrivano i nemici che odio di più. Gli uccelli verdi, che tengono in alto sti bastardi che mi sputano addosso le ossa e fanno anche assai male. Allora qua, per salire, è utile... Ah sì, qua nella sabbia non succede niente se andate. Potete andarci tranquillamente. Ecco, vedete là sopra, proviamo ad andare. Ci sono quelle zampe di cane. Così noi arriviamo da quel cucciolo là. Ciao cucciolo. Dove vai? Casa deserta. Ecco, questo posto qua lo odio perché è tutto buio.
poi qua c'è un cazzo di coso. È un trucco per andare avanti e sparare le palle di fuoco. Perché così si può vedere dove c'è il soffitto. Tipo qua possiamo cadere, quindi andiamo di qua. Mizziche. Se andiamo da qua sopra, possiamo arrivare dal cucciolo e non cadere là sotto. Vuoi portare il cane con te? Hai preso un cucciolo, adesso evitiamo di cadere lì. Mii! Ultime parole famose. Vabbè. C'è un po' delibilato il lanciafiamme, ma non importa. Portiamo il secondo cucciolo con noi. Suca. Approfittiamo per rilivellare il lanciafiamme, va. Ma dai, cazzo, tre nemici neanche uno che mi abbia dato un po' di exp. Vabbè. Saliamo a modo nostro. Vediamo se voi me la date. Non doveva prendere poi quest'arma, ma vabbè. Ok, abbiamo 36 di vita massimo. Buono. Comunque andiamo a consegnare il cucciolo. Il secondo cucciolo di 5. Ma che velocità! Questo è proprio uno dei miei cari cuccioli. Hai consegnato il cucciolo. Tu sei il soldato che viene dalla terraferma, giusto? Non è passato molto tempo da quando un centinaio di robot atterrarono su quest'isola. Innumerevoli Mimiga perirono, per mano loro. E allo stesso modo molti degli umani che cercarono di proteggerli. Con le spalle al muro, alla fine i Mimiga ingerirono i fiori rossi proibiti e i succubi dello stato di rabbia assassina cominciarono a rispondere agli attacchi degli umani, dei robot. Se i fiori rossi, guardato Skype, non fossero mai esistiti, i Mimiga sarebbero completamente scomparsi da quest'isola. Ne mancano tre. Buona fortuna. Che palle. Allora, andiamo a recuperare un altro cagnolino e poi torniamo indietro. Se vi ricordate bene, in qualche parte fa, avevamo visto un cane. E vi ricordate anche dove? A mio avviso, di qua non ci sono cani. Però quel cane che sto andando a prendere è quello che mi ha dato più problemi. Perché se gli si parla, non lo ottieni. Devi prima parlare con qualcun altro per avere quel cane. Eccoci la Curly. Mi pare che era con questo qua. Le nostre vere madri sono state uccise dai robot. Non avevamo neanche aperto gli occhi per la prima. Non c'entra niente. Mi sembra con questo qua allora. Fai attenzione ai sabbiadrilli. Se metti i piedi nella sabbia spunteranno fuori e faranno di te un sol balcone. Oltre a farti davvero male. No, non tu. Stai cercando i fiori rossi? C'è un'anziana signora di nome Jenka che potrebbe saperne qualcosa. Oh, giusto. Se vuoi trovarla, dovresti portare con te anche il cane a fianco al letto. Ok, perché è il suo cane. Se non parliamo con quello lì, ci abbaiava e basta il cane. Vuoi portare il cane con te? Hai preso il cucciolo. Ok. Quindi adesso noi salviamo e portiamo il cucciolo nella prossima parte. Ciao a tutti. Eccoci qua ragazzi, che continuiamo il nostro lavoro di riporta ai cuccioli alla vecchia signora. Continuiamo il nostro lavoro. Zona sabbiosa. Ok. Scendiamo giù. Ho dei nemici che sono obbligatori da uccidere. Tum, tum, tum. Tum.
Ok, eccoci qua. Terzo cane. Oh, sì. Quello è senz'altro uno dei miei cuccioli. Dei miei cari cuccioli. Ecco, segnato il cucciolo. Grazie molte, siamo a 3 ora. Hai mai visto un mimico impazzito? I mimici in difficoltà speravano che i fiori rossi avrebbero concesso loro la forza di cui avevano bisogno. Li mangiarono e affrontarono i robot. Comunque, sai cosa è accaduto dopo? È una storia triste. I Migga in preda alla rabbia, forse incapaci di controllare le proprie azioni, scomparvero senza lasciare traccia. Se le voci che girano fossero attendibili, discesero sulla terraferma dove vivono gli umani. Un'armata di Migga inferociti attaccarono la terra. Se fosse vero, capisci ora? Capisci quanto sono pericolosi quei fiori rossi? Ne mancano due. E andiamo a trovare gli altri due cani. Andiamo a prendere gli altri due cani, che sono molto facili da trovare. Quindi non ho voglia di perdere tempo, quindi. Ho sbagliato arma. Ma che bastardi, mi hanno colpito da dietro, mi sono accorto adesso. Eccola, un cucciolo. Fermo. Vieni qui. Brutto bastardo di un cane. Eccolo qui. Arf, vuoi portare il cane con te? Hai preso un cucciolo, ok. Abbiamo il penultimo cucciolo. Andate a fanculo voi. Mi cavolo. Olè. Già che ci sono, va. Ok, penultimo cucciolo. Sembra che ti adorino. I miei cuccioli non dimostrano affetto per chi è malvagio. Grazie mille. Hai consegnato il cucciolo. Stavi cercando la chiave del magazzino, vero? Dove sono conservati i fiori rossi? Non mi importa chi sei, ma non avrei mai la chiave. Apri il magazzino causerebbe una seconda tragedia. Uno, due, tre. Ne manca solo uno. Ok, andiamo a prendere l'ultimo cane. Che è quello più stupido da prendere. Perché sta dormendo. Quindi non avremo nessuna difficoltà a prenderlo. Più che altro odio la strada che bisogna fare per prenderlo. Allora, un attimo che. Ok. Mi trovo a mettere a posto il microfono. No, adesso non mi faccio fottere 30 volte. E invece sì, mi faccio fottere 30 volte. Ta 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 ta. Ok, dai, andiamo. Oh, ho finito le ammo. Ops. Ok, muori. Ok, tutte quante le ammo di tutte le armi. Perfetto. Porca vacca, però. Porca. Ho rischiato. Possiamo fare una strada molto odiosa. Piena di sti cavolo di piccioni troppo cresciuti. Qua ci beccheremo un esercito di piccioni. E
facciamo prima, così va. Tanto quindi ci leviamo delle lancerà, anzi, basta andare un po' indietro lì, dove prendevamo i cuori, dove ho preso i cuori prima. O prima nella scorsa parte, non mi ricordo più. Aspetta, che prendo i cuori. A posto. Urca. Se cadevo era la fine. Ecco qua anche il magazzino. Vuoi portare il cane con te? Hai preso il cucciolo, cioè l'ultimo. Grazie dei cuori. Uffa. Abbiamo fatto tutta la strada a ritroso fino alla capanna della vecchia. Ih, che rischio. Quello scheletro mi stava per colpire. Ho 100 ammo, perfetto, la posso farmi tutta quanta la strada. Dai, dai, andiamo, andiamo, andiamo. E siamo così arrivati. Sali, 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 sali. Sali, 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 sali. Ecco, prendiamo un attimo i missili che ho usato prima. Ok, a posto, siamo completi di missili. Ok, andiamo dalla signora a dare l'ultimo cucciolo. Ma la chiave del magazzino. Ti ringrazio, ma non dovresti tenerla tu. Ci becchiamo più tardi. Aspetta. E il Barrog scappa. Oh, tu. Ecco, segnato il cucciolo. La chiave. Hanno rubato la chiave. Per favore, devi fermarli. Hanno bisogno di far andare i Mig in trance e di lanciarli sulla terraferma. Oh sì, potete aver bisogno di questo. Ricevuto un barattolo vitale. Con questo barattolo possiamo curarci quando vogliamo, ma ne abbiamo solo uno. Puoi usarlo una volta, ma, non solta ma uno soltanto, per spianare tutta la tua energia. E noi andremo al magazzino nella prossima parte. Alla prossima, raga. Ci vedremo direttamente al magazzino, volevo ancora dirvi. Ciao.